devo fare stanca sempre. No, ho messo i guanti, ho sbagliato. No, io ho sbagliato, mi sono messo di traverso. Sono dovuto scendere e ripartire. Però il problema è come fa stanca sempre. Non riesco mai a stare sulle pedane. Oh. Sto sempre seduto. Non ti posso usare, sono troppo tosti. Sono talmente duro che mi viene l'accello e non fa la mano. No, ma secondo me è il freddo. No, è troppo doppio, guarda. Può essere. Trovalo. Può essere, però io tengo la stessa sensazione. Vabbè, freddo è un altro discorso, questo è proprio duro. Che tengo la sensazione che non riesco a tirare a stringere le mani. Vedi qua c'è pure un po' di imbottitura. Vabbè. Ci facciamo il giro di là, mica il salitore di qua. Il salitore di qua. Lo stai registrando? Sì, sì. Allora è forte. E il salitore? Dici che ce la facciamo? Sicuramente. O ce la facciamo, ce la facciamo. No, per mezzo lo fa anche. Sangue sotto la maschera. Questo l'ha subato, fa tutto anche dall'occhio venuto. Perché si senza maschera, sì, no? Sì, con la maschera, là dentro. Stavo spostata. Madonna, mi si è bruciata. Immagino. Ho messo il riscaldatore automatico alla macchina. Cioè si delina? Sì. No, alla macchina proprio. Alle 12.45 si attiva. E ce la fa partire? Se ce la facciamo ad arrivare per le 12, no, quello si riscalda soltanto, non parte la macchina. Ma dico, poi dopo non consuma la batteria, consuma perché... il diesel accende proprio. Lo sai che mi stai chiedendo, forse consuma la batteria giustamente, perché mica si mette non so se mette in moto proprio. È strano sta però cosa. Mi ricordo che diceva che consumava del carburante quando faceva sta cosa, forse secondo me se scende il livello della batteria via. Capito? Ho visto stamattina un filmato su YouTube di un camion della Volvo che frena da solo, ma frena a 20 metri da 80 all'ora. Come diavolo fa a frenare? Non lo so. Stiamo quasi impennando al contrario il camion. Vabbè, i sistemi Volvo sono numero uno, Ma è incredibile, guarda. Volvo c'è sempre. Ma frena quando tu ti resti già troppo tardi, quello si ferma. E quello già quello è stato il primo a introdurre i sistemi frenanti nelle macchine da soli. Thank you.
niente. È inutile proprio dei tocchi freno. È tipo... Ti vedo bello reattivo oggi, eh? No, sto guaiando. E invece ti vedo reattivo. Solo che vedo che stai usando proprio pesantemente il freno di dietro. Sì, perché c'ho il piede pesante. Non riesco neanche a regolarlo, tanto che sto fuori forma. Che schiaccio e basta, non sento se sto schiacciando. Questo l'ho notato, perché non eri sensibile con l'uso del freno. Ma giambardato, voglio vedere la ferma, voglio spettacolo. E burro di cacao. Cosa fai? Ma ci piace te protezione possibile. Questo lo sport che appena lo lasci di fotta. Sì, ma proprio il fiato ti cambia. Che poi è tutto, perché una volta che hai perso lucidità. È finito. Non hai sensibilità, non hai più niente. Abbiamo una bella botto o il paracatena, penso. No, penso tutto il telaio qua. Qua io penso che l'hai preso là, vedi, vedo pure il segno, il tenditore della catena. Pure già l'ho messo a posto, pure già così. Io l'ho sentito qua sotto, tutta la pedale. Ma che buffa, che le acquisto questo sport è così. Infatti. Io dico sempre che ci voglio prendere le plastiche, che se che l'altro, ma secondo me. Può fare niente, perché alla fine comunque... Ah, fai una giava. Sì, perché che fai, ti preoccupi della pietra o ti preoccupi di passare? No, io comunque se ci metto le cose sopra me ne fotto altamente di questo. Perché ti scassa, va bene così. Perché se ti metti a pensare alla moto e non guidi più, io l'unica cosa che cerco di salvaguardare è me. Certo. La motocicletta mi importa proprio.